25esima giornata del campionato nazionale di Serie 2 di pallacanestro Turbo Air Fabriano Telemarket Brescia, un incontro importantissimo per entrambe le squadre ma soprattutto per la formazione ospite che è chiamata a vincere almeno 4 delle ultime 6 partite per rimanere in Serie 2. Intanto c'è il primo tiro da 3 punti della partita, è firmato da Barbiero che domenica ha avuto un 3 su 4 nelle bombe a Firenze ma non è servito per evitare la sconfitta contro la Majestic 98-92. Al tiro sbagliato Bonaccorsi che però recupera il rimbalzo, serve Plummer che va a commettere fallo in attacco, primo fallo di Plummer e si presenta con una novità importante la Telemarket a questa trasferta, vale a dire con l'argentino Hernani Montenegro al posto di Michael Smith. Brescia ha avuto una stagione molto travagliata con diversi cambiamenti sia a livello societario che tecnico, poi ne parleremo più diffusamente. Veramente alla grande la Turbo Air con due canestri pesanti, uno di Barbiero e uno di Spriggs, quindi vantaggio di 6 lunghezze per la formazione di Massimo Mangano che adesso è in difesa con Spriggs che recupera la palla proprio sul Montenegro, poi secondo l'arbitro Facchini Spriggs ha pestato la linea bianca dell'out e quindi palla persa dalla Turbo Air e rimessa per la Telemarket. Arbitrano appunto Facchini di Massa Lombarda e Piezzi di Napoli, una coppia inedita, Piezzi è un esordiente, Facchini ha un paio di stagioni alle spalle, si incune va a segnare un bel canestro Mazzoni e per lui e per la sua squadra sono i primi 2 punti dell'incontro. Intanto c'è una deviazione della difesa bresciana sull'attacco della Turbo Air che avrà comunque palla da giocare in attacco. Spriggs dentro per Pezzin, fallo in attacco fischiato a Pezzin, francamente non ci siamo accorti di questa irregolarità di Pezzin e Mangano a nostro avviso fa bene ad arrabbiarsi con gli arbitri. Prima della partita parlando con un collega avevamo manifestato le nostre perplessità sull'arbitraggio, per il momento sono state confermate. Intanto perde un'altra palla Montenegro e c'è però ancora Barbiero che pesta la riga e quindi recupera il pallone la Telemarket, ma non mi pare che Montenegro abbia iniziato molto bene, soprattutto non mi pare molto sveglio in questo avvio di partita. Perde la palla ancora la Telemarket, Marti per Guerrini, Guerrini al tiro a segnare il primo canestro. La Turbo Air non ha ancora sbagliato al tiro, 3 su 3, 2 su 2 da 2, 1 su 1, 2 su 2 da 3, 1 su 1 da 2. Gianni Quaresima da palla Buozzi, palla adesso per Montenegro, si gira, ha di fronte Spriggs, scarica su Plummer che va a schiacciare, forse c'era un'inflazione di 3 secondi, gli arbitri non l'hanno rilevata. 2 minuti giocati, 8 a 4 per la Turbo Air che è in attacco. Vi dicevo, una stagione molto tormentata per la Telemarket con cambio di general manager, di allenatore, di americani 2 volte addirittura. Con Michael Smith che ha sostituito Tulson e poi a sua volta è stato sostituito da Montenegro. Sbagliato Marti, rimbalzo di Paci, palla per Bonaccorsi, Paci al tiro da 2 punti. Primo canestro per Paci, giocatore molto temibile, soprattutto nel tiro da fuori. Montenegro si occupa di Spriggs, autore domenica di 22 punti a Firenze. Adesso riceve la palla Spriggs, va al tiro da sotto e realizza il suo 5° punto. E c'è Piezzi che di tecnico un giocatore della Telemarket, francamente non ci siamo accorti di chi si trattava, forse Pezzin della Turbo Air, quindi adesso c'è il fallo di Pezzin, secondo fallo per Pezzin, probabilmente perché non aveva lasciato palla a terra dopo il canestro di Spriggs, ma stavamo trascrivendo i punti di Spriggs quindi non ci siamo accorti. Due tiri liberi per Paci,
Brescia lo scorso anno dopo una stagione a Cremona. Ha giocato anche con Benetton e Mar. Quindi un all around, un globetrotter dei nostri parquet. A segnare Paci, che comunque è giovane, del 1965. 4 punti per lui e 10 a 8 per la Turbo Air, che è in attacco e deve affrontare una difesa individuale. Con lo stesso Paci che si occupa di Guerrini, mentre Plummer è su Murphy, Montenegro su Springs, Mazzoni su Pezzin, Bonaccorti su Barbiero, Barbiero va alla bomba, la sbaglia, sotto canestro c'è un po' di confusione, prevale comunque alla fine Montenegro. Bonaccorti, giocatore di grande talento, un po' pazzo forse nel senso buono del termine, ma comunque pericolosissimo, incisivo. Tanto fallo di Murphy su Plummer, primo fallo di Murphy, in lunetta Gary Plummer, molto discusso a Brescia, il suo secondo anno, realizza, sale quindi a quota 3 e può impattare le sorti dell'incontro per la prima volta dall'inizio di questa partita. Infatti Plummer non sbaglia, 4 punti anche per lui e dopo 3 minuti e 40 secondi c'è la prima parità dell'incontro, 10 a 10. Turbair in attacco, sempre uomo contro uomo, anticipo bellissimo di Plummer su Marti e poi Plummer va a schiacciare in contropiede di prepotenza il suo sesto punto. Veramente pregevole l'intervento in anticipo difensivo di Plummer su Marti e poi la schiacciata tranquilla, senza problemi, in contropiede. Guerrini prende posizione in post basso, Springs riceve, subisce il fallo di Montenegro. Indubbiamente uno scontro tra muscolari, sia Springs che Montenegro hanno fisici scultorei. Primo fallo per l'argentino, che ricordiamo a Pavia per un paio di stagioni, e come dicevo prima ha sostituito Michael Smith. Un bel intervento intanto di Mazzoni, che però non riesce a controllare la palla, si è fatto un po' farraginosa in queste ultime occasioni la manovra offensiva della Turbo Air dopo un avvio brillantissimo. Ancora una bomba di Barbiero, questa volta sbagliata, rimbalzo difensivo di Montenegro. Barbiero, che normalmente non è che abusi molto del tiro, ha già effettuato 3 conclusioni in questi primi 4 minuti e mezzo. Bonaccorti alla bomba, la trova, è il suo primo canestro ed è un canestro pesante perché porta la Telemarket a più 5, 15 a 10. Con un parziale di 9 a 0 la Telemarket si è portata a più 5. Adesso c'è una stoppata perentoria di Montenegro su Pezzin, ma la palla rimane in possesso della Turbo Air, che si è un pochino distratta, forse ha allentato la presa dopo un avvio spumeggiante e adesso deve recuperare 5 lunghezze. Guerrini raddoppiato in angolo, va in penetrazione a tirare e a subire il fallo di Paci. Due tiri liberi di Guerini per Paci e il primo fallo, Gianni Quaresima dal palo a vuoti per Turbo Air Fabriano, Telemarket Brescia. Dicevo, la Telemarket è condannata a vincere almeno 4 delle ultime 6 partite per sperare nella salvezza, mentre la Turbo Air ha bisogno di altri 2 punti per ottenere la certezza di partecipare ai play-out. Realizza entrambi i personali Guerrini, che normalmente è precisissimo dalla linea. 4 punti per lui e Turbo Air in difesa con Bonaccorti che brucia Barbiero e va a segnare il suo quinto punto. Vi dicevo, un giocatore pericolosissimo sia nel tiro dalla distanza sia in penetrazione, un giocatore magari a una sola dimensione, molto votato all'attacco, però indubbiamente da tenere d'occhio, da controllare molto attentamente. Pezzin, di nuovo più 5 per Telemarket, che sta giocando con grande intensità anche in difesa. Fallo di Bonaccorti intanto. Primo fallo di Bonaccorti e primo minuto di sospensione chiesto da Massimo. Molto delicata e penultima da sola.
con 16 punti, deve recuperare due lunghezze sul tandem formato da Cercom e Mangiebevi. Un altro anticipo difensivo, questa volta di Mazzoni, che poi va a ricevere la palla, va in sospensione, sbaglia. Matti prende rimbalzo difensivo, apre subito per Strix. Strix contro Bonaccorsi, si gira Strix e va a subire il fallo di Mazzoni. Primo fallo di Mazzoni, avrà due tiri liberi Strix, è stata praticamente un'azione in cui ha fatto tutto Mazzoni, nel bene e nel male, prima ha anticipato un pallone in difesa, poi ha sbagliato una conclusione in attacco e poi nel ripiegamento difensivo è andato a commettere un fallo su Larry Strix, che andrà in lunetta con due tiri liberi. È sbagliato il primo, non è stato fortunato in questo tentativo Strix, che comunque ne ha un altro a disposizione per riportare la Turbo Air a meno 4. E sbaglia anche questo però Strix, che normalmente dalla linea ha buonissime percentuali, questa volta si è smentito e ci ha smentito, come sempre capita in queste circostanze. Palla per Mazzoni che evita il raddoppio di Pezzini e Barbiero, poi scarica dall'altra parte per Paci, Paci alla bomba, la sbaglia, rimbalzo difensivo Strix, buon per la Turbo Air che Paci non abbia trovato questo tiro da tre punti che avrebbe dato 8 lunghezze di margine alla squadra ospite. Strix va al tiro da tre, lo sbaglia, sotto canestro fa buona guardia Plummer, l'apertura immediata per Bonaccorsi, sta sbagliando molto adesso la Turbo Air, una bomba di Bonaccorsi a bersaglio. E c'è anche il fallo su di lui. Importantissimo questo canestro pesante di Bonaccorsi. Ed è il primo fallo di Guerrini. Un tiro libero supplementare quindi per Claudio Bonaccorsi, che dalla lunetta sbaglia il tiro libero supplementare, quindi più 8 per la Telemarket. In precedenza aveva sbagliato due conclusioni con Mazzoni e Compaci, poi ha trovato una bomba con Bonaccorsi, si incunea Strix, va a perdere la palla Strix e indubbiamente la Turbo Air si è smarrita dopo i primi 40 secondi di gioco. Intanto è uscito Montenegro nella formazione di Dalmonte, che ha sostituito Riccardo Sales 13 giornate fa, ed è entrato Cessel, che era stato un po' il colpo del mercato, almeno dipinto come tale durante l'estate, ma che non ha garantito alla Telemarket il salto di qualità, certamente non soltanto per colpa sua. Bonaccorsi, palla adesso per Paci, si incunea Paci, va a tirare da sotto, sbaglia la conclusione, la palla finisce nelle mani di Guerrini, spinge la transizione Guerrini, va a servire Barbiero, Barbiero in angolo al tiro, a segno. 5 punti per Loris Barbiero, che ha trovato il suo primo canestro da 2 e ha riportato la Turbo Air a meno 6. Bonaccorsi marcato da Barbiero, Bonaccorsi si libera molto bene, serve in angolo Paci, poi riceve di ritorno Bonaccorsi a dare un gran pallone per Mazzoni, che non ha difficoltà da sotto a segnare il suo quarto punto. Veramente splendido questo assist di Bonaccorsi, che non per niente è il migliore nella classifica dei servizi smarcanti, se mi passate questa definizione, vado a dire degli assist, oltre 4 a partita. Marti a tirare e a segnare da sotto, il primo canestro di Marti dopo 8 minuti di gioco, 8 minuti per il primo canestro di Marti, normalmente molto incisivo in attacco. Plummer, palla per Mazzoni, c'è il fallo che viene fischiato alla difesa. Strix. Ci sarà quindi una rimessa in zona offensiva per la Telemarket, una partita delicata per entrambe le formazioni, come dicevo all'inizio, dalla quale la Turbo Air si aspetta i 2 punti che le mancano per i play-out e naturalmente il Brescia 2 punti per continuare a sperare la salvezza. Sbaglia completamente il tiro Flam, recupera la Turbo Air, palla per Guerrini.
possibilità di diminuire il passivo per la formazione di casa con Strix che perde un altro pallone. Aveva iniziato benissimo Strix, adesso si è un pochino disunito, poi c'è il pubblico che protesta con l'arbitro, non so per quale motivo, perché stavolta francamente non mi sembra che Facchini e Piezzi potessero fischiare altrimenti. Corsi per Paci, difesa uomo contro uomo anche della Turbo Air. Paci, c'è Guerini su di lui, Bonaccorsi, salta Barbiero, va a dare un grandissimo pallone a Plummer che segna. 8 punti di Plummer, ma i pericoli vengono tutti da Bonaccorsi che sta facendo di tutto in attacco, tirare, segnare e smarcare i compagni per facili conclusioni. Pezzin su Strix, si gira Strix, ma il tiro realizza, subisce il fallo di Plummer. Per Plummer è il secondo fallo e Plummer non può assolutamente pensare di contenere Strix. È assolutamente irrefrenabile Strix quando riceve palla in prossimità del canestro. Quindi all'aggiuntivo Springs e non sbaglia. 8 i punti di Springs e sono 5 adesso le lunghezze di vantaggio della Telemarket che è in attacco contro una difesa a uomo. Plummer raddoppiato molto bene, si libera in palleggio, va a servire Paci, Paci in sospensione a segnare il suo 6° punto, mi dicevo, un giocatore con una mano molto morbida, molto pericoloso in attacco. E la Telemarket non è sicuramente la squadra che dipinge la classifica, perché a guardare i 16 punti si potrebbe pensare ad una squadra modesta, invece a me Brescia non dispiace affatto. Intanto c'è canestro di Marti in penetrazione sulla linea di fondo, 4 punti per Marti e siamo a metà esatta del primo tempo con la Turbo Air sotto di 5 punti e poi Plummer che va a schiacciare di prepotenza, 10 punti Plummer e la Turbo Air ha subito in 10 minuti 28 punti e sono moltissimi, troppi per una squadra che viene riconosciuta come una delle migliori in difesa nel campionato di A2, troppi 28 punti al passivo, va al tiro, sbaglia Pezzin, rimbalzo ancora di Plummer, sta facendo un buonissimo lavoro sia in difesa sia in attacco e insieme a Bonaccorsi indubbiamente ha dato una svolta a questi primi 10 minuti della partita in favore della Telemarket che è in attacco ancora. Cessel per Paci, riceve ancora Plummer lontano dal canestro, ha di fronte Springs che gli tocca la palla, non riesce a rubargliela, la palla per Cessel da sotto a segnare i suoi primi 2 punti, c'è il massimo vantaggio per la Telemarket, 30-21 e non riesce assolutamente a trovare il bandolo della matassa in difesa la squadra di Mangano, sta soffrendo moltissimo. Adesso c'è un fallo di Cessel su Marti, primo fallo di Cessel e c'è un cambio, esce Plummer da Telemarket e rientra Montenegro. Adesso vedremo come saprà gestire questo momento della partita la Telemarket, va la bomba Marti, la sbaglia, rimbalzo difensivo di Mazzoni sull'ottimo tagliafuori di Montenegro, non c'era nessuno della Turbo Air a disturbare il numero 6 di Dalmonte. Iniziato veramente con grande determinazione la Telemarket, adesso c'è un'incursione di Cessel che va a subire il fallo e Mangano chiama Sala. Chiaramente c'è da segnalare anche nella Turbo Air, non l'avevamo detto finora, l'assenza di Tulli che si è infortunato in allenamento durante la settimana e non ha potuto portarlo nemmeno in panchina Mangano, quindi un'assenza importante. Cessel dalla lunetta va a segnare il suo 3° punto e a portare la Telemarket a più 10. C'è Sala sul cubetto della Lega, sbaglia Cesselli il secondo tiro libero, la rimessa sarà per la Turbo Air, c'è il cambio che vi avevamo preannunciato, esce Springs ed entra Sala, Springs è il migliore realizzatore
organizzatore della Turbo Air con 8 punti, ha perso un paio di palloni in maniera ingenua, ha sbagliato qualcosa. Mangano gli dà un po' di riposo. Guerrini, Barbiero, palla sotto per Marti che va a tirare, a subire il fallo di Montenegro. Secondo fallo per l'argentino della Telemark, che ha la sua prima partita con la formazione bianco-verde. Sempre Gianni Quaresima dal Palasport di Fabriano per Turbo Air Telemarket, 10 lunghezze di margine per la squadra bresciana, con Marti che sbaglia dalla lunetta, percentuali insufficienti della Turbo Air al tiro anche dalla lunetta. Realizza Marti il secondo personale, 5 punti per lui, la Turbo Air deve recuperare 9 punti. Sempre aggressiva la difesa di Mangano, che però finora non ha dato i frutti sperati dal coach palermitano, perché la Telemark ha attaccato con molta tranquillità. Raddoppio adesso su Mazzoni, che non ha buon esito. Mazzoni serve Bonaccozzi, palla per Paci, non trova lo spazio per il tiro, va però in penetrazione a sbagliare un appoggio di sinistro e poi passi di Marco. Andando a tirare di sinistro e poi c'è stato un passi fischiato a Marti, un pochino dubbio, e c'è adesso un minuto di sospensione chiesto dalla Telemarket con il punteggio di 31-22 per la formazione ospite. 8 minuti esatti. Intanto lo speaker invita il pubblico a non tirare monete sul parquet. C'è la rimessa in gioco in zona offensiva per la formazione bresciana. Mi pare adesso molto più aggressiva la formazione di casa in difesa. Palla per Montenegro, su di lui c'è Sala. Montenegro prova ad avvicinarsi, rischia di perdere un altro pallone e lo perde. Montenegro si è fatto portare via dalle mani finora 3 palloni in maniera incredibile per un giocatore della sua esperienza. Adesso va al tiro a 3 punti Guerrini, sbaglia, prende in mazzo Pezzin, sbaglia da sotto, poi non riesce a deviare Marti. 3 errori della Turbo Air, prima una bomba di Guerrini, poi un rimbalzo d'attacco non trasformato da Pezzin e un tap-in non riuscito di Marti. E quindi la Telemarket sempre in attacco con Cessel che scarica su Mazzoni, Mazzoni può andare al tiro a 3 punti e lo trova. 7 punti di Mazzoni e fallo tecnico alla panchina. Mangano si è arrabbiato con gli arbitri e quindi fallo tecnico alla panchina. Non mi pare sia stata una mossa molto astuta da parte del coach della Turbo Air, perché la palla ce l'aveva la Turbo Air, adesso invece ci sono 2 tiri per la Telemarket e la palla per la formazione ospite. Speriamo che almeno questo provvedimento disciplinare serva a cambiare un pochino la tendenza della partita, ma intanto Bonaccorsi ha realizzato entrambi i tiri liberi e per lui ci sono 10 punti. Va al tiro e sbaglia Plummer, che nel frattempo era rientrato. 10 punti di Bonaccorsi, che è il miglior realizzatore della partita insieme a Plummer. 7 minuti alla fine del primo tempo, 36-22 per la formazione ospite e quindi 14 lunghezze da recuperare per la Turbo Air. Marti, Guerrini prova a penetrare, scarica su Barbiero, c'è Mazzoni, Guerrini ancora la bomba, un altro errore, prende in mazzo Marti, va al tiro da sotto e segna il suo 7° punto. Importante questo rimbalzo d'attacco di Marti sull'errore della 3 di Guerrini. Bonaccorsi a servire Plummer, a tirare Plummer da sotto, a segnare. Il canestro non viene convalidato e c'è stato un fallo attribuito a Sala. Primo fallo di Sala. E non ci sarà l'1 più 1 perché la Turbo Air ha raggiunto solo adesso quota 7 falli, quindi semplice rimessa in zona d'attacco per Brescia. Bonaccorsi, finora
hanno giocato benissimo da Telemarket in attacco. Palla di Montenegro su Plummer, completamente sbagliato il servizio. Montenegro sta giocando una partita assolutamente insufficiente, non mi fate usare altri aggettivi. Buon per la Turbo Air, almeno questo. Pezzin a tirare e a sbagliare ancora Pezzin. Grande rimbalzo questa volta di Montenegro. Bonaccorsi a spingere, Bonaccorsi si ferma perché ha di fronte Barbiero che gli ha sbarrato la strada di una penetrazione. Plummer. Cunearsi Plummer, va al tiro e realizza 12 punti, molto bene Gary Plummer in attacco. 5 minuti e mezzo al riposo, sempre più 14 per la Telemarket. La Turbo Air ha sciupato prima con Pezzin nella palla del meno 10. Guerrini a servire Barbiero, deve affrontare una zona adesso la Turbo Air, ma c'è un fallo fischiato a Mazzoni mi pare, Bonaccorsi, no, a Cessel, non abbiamo preso nel mondo questa volta. Cessel, secondo fallo, 1+1 per Sala. Ha segnato poco la Turbo Air, ha anche subito tanto in questi primi 15 minuti scarsi di partita. Sbaglia Sala. Peccato questo ennesimo errore dalla lunetta e la Turbo Air non sta trovando tranquillità né in difesa né in attacco. Bonaccorsi a palleggiare, a servire Montenegro molto lontano dal canestro, finora nullo Montenegro. Palla per Bonaccorsi e fallo su Bonaccorsi di Barbiero. Primo fallo per Barbiero che indubbiamente ha le sue brave gatte da pelare nel contenere Bonaccorsi che è molto molto bravo. Viene dipinto come un cavallo pazzo Bonaccorsi, ma io preferirei averlo nella mia squadra piuttosto che come avversario. Intanto realizza Bonaccorsi, si guadagna il diritto a battere il secondo, si prepara ad entrare Talevi dopo 15 minuti abbondanti di gioco. Realizza anche il secondo tiro libero Bonaccorsi, 12 punti per lui. E finora Plummer e Bonaccorsi hanno spaccato in due la partita, garantendo 16 punti di vantaggio alla formazione ospite. Marfi per Barbiero, Barbiero la bomba, importante la prova. 8 punti di Barbiero, dall'altra parte a segnare e a subire il fallo Cessel. Non ha ripiegato velocemente la difesa della Turbo Air e Cessel ha potuto segnare il suo quinto punto. Intanto entra Talevi e rientra anche Spriggs, escono Guerrini e Sala. Quindi doppio cambio nelle file di Fabriano. Il fallo in precedenza su Cessel era stato commesso, non abbiamo capito bene da chi. Cessel realizza dalla lunetta il suo sesto punto, poi sapremo essere più precisi sui falli. Tanto palla per Pezzin, al tiro Pezzin a segno, il primo canestro dell'incontro per Pezzin dopo quasi 16 minuti di gioco. Probabilmente era stato attribuito a Guerrini in precedenza, secondo fallo di Guerrini che poi è uscito lasciando il posto a Talevi. 43-29 per la formazione ospite con Cessel che penetra, va a demolire la difesa della Turbo Air che non riesce a chiudere in tempo, non ha sincronismo negli aiuti, nei raddoppi. Intanto c'è il terzo fallo di Spriggs che è una bruttissima notizia per Mangano. 1+1 per Cessel.
realizza, ne avrà quindi un altro a disposizione. Mangano si dispera in panchina, ma la sua difesa non sta assolutamente giocando all'altezza di precedenti prestazioni. Anche domenica a Firenze aveva lasciato a desiderare. 8 punti Cessella, subendo 98 punti, 58 dei quali nel primo tempo, sono troppi anche contro una squadra forte in attacco come la Majestic. Spriggs prova ad incunearsi, va a subire la stoppata di Montenegro, poi recupera la palla alla Telemarket, che però non riesce a controllarla. Spriggs ancora a tirare, a sbagliare, poi sotto ancora Spriggs a tirare, a sbagliare, ma a subire il fallo. Ha lottato come un leone Spriggs sotto canestro, ha sbagliato molto, ma non si è mai dato per vinto, dimostrando grandissimo orgoglio, grande carattere. Terzo fallo di Cessel, questa è una buona notizia per la Turbo Air, mentre Montenegro discute con Piezzi. E sbaglia Spriggs il primo tiro libero, un altro a disposizione per lui, ma indubbiamente la Turbo Air non c'è finora. Sbaglia anche il secondo Spriggs, 0 su 4 Spriggs dalla lunetta, anzi 1 su 5 perché in precedenza aveva segnato l'aggiuntivo. Mazzoni a subire il fallo di Talevi, primo fallo Talevi, e 1 più 1 Mazzoni, rientra Paci, riesce Cessel nella Telemarket e non sta trovando assolutamente le contromisure la Turbo Air. 1 più 1 Mazzoni, possibilità di incrementare il vantaggio, più 17 adesso per la Telemarket, e mancano ancora 3 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Più 18 adesso con il nono punto di Mazzoni, distribuiti molto bene i punti della Telemarket con due giocatori in doppia cifra e altri tre abbastanza prolifici. 18 punti da recuperare per la Turbo Air, che va a segnare adesso con Marti. Nono punto per Marti, che non ha ancora segnato da tre, ma comunque è il miglior realizzatore della formazione di casa, che deve recuperare 16 punti. Ribattamento di lato su Paci, su Mazzoni, palla dentro per Plummer, si gira Plummer, va al tiro e subisce il fallo di Murphy. Secondo fallo per Jay Murphy, e Plummer andrà in lunetta per effettuare due tiri liberi. Murphy, secondo fallo. 47-31 per la formazione che usufruirà adesso di due tiri liberi con Gary Plummer, americano di colore, che realizza e sale a quota 13, miglior realizzatore dell'incontro, seguito a ruota da Buonaccorsi con 12. Realizza anche il secondo Plummer, ha sbagliato pochissimo dalla lunetta la squadra ospite, ha sbagliato moltissimo e non solo dalla linea Fabriano. Adesso Spriggs servito da Pezzin, ritornata la difesa individuale da Telemarket, adesso c'è un fallo di Mazzoni su Pezzin, per Mazzoni è secondo fallo e Pezzin potrà andare in lunetta per effettuare due tiri liberi. Speriamo che almeno il capitano sia preciso nei tiri liberi. Sono sempre 18 i punti di vantaggio della Telemarket, 49-31. Pezzin realizza il primo personale, per lui ci sono 3 punti. Sbaglia però il secondo, quindi si conferma imprecisa anche dalla lunetta la formazione di casa, che adesso è in difesa con 17 punti di ritardo, con Buonaccorsi a palleggiare, a servire Mazzoni. Prova a liberarsi Paci, non ci riesce, adesso palla per Plummer,
dove c'è l'infrazione di 3 secondi o il fallo, vediamo che cosa hanno fischiato. Terzo fallo di Plum. Intanto nella telemarket entra il giovane Agnesi al posto di Mazzoni. Mazzoni nella telemarket, la Turbide deve approfittare in questo finale del primo tempo di un momento di impasse della formazione bresciana per ridurre il passivo il più possibile. Pezzin, palla per Springs, Talevi, ha sostituito Guerrini, Pezzin, Barbiero, palla ancora per Springs, Pezzin al tiro da 4 metri, Pezzin trova il suo quinto punto. Recuperato 5 lunghezze la Turboaire, da meno 18 a meno 13, un minuto esatto alla fine del primo tempo. Agnesi per Paci, Bonaccorsi, Mazzoni, fuori per Bonaccorsi, va al tiro a 3 punti, Bonaccorsi lo sbaglia, sotto canestro, secondo l'arbitro è stato Marzi a toccare per ultimo. E quindi potrà giocare palla in attacco ancora la telemarket, che chiede anche un minuto di sospensione per parlarci su a 48 secondi dalla fine del primo. Ha ancora abdicato chiaramente la squadra di Luca Dalmonte, anzi ha dimostrato con questo primo tempo di crederci e non poco. Palla per Paci, sospensione di Paci completamente sbagliata, però la palla finisce ancora nelle mani del Brescia. Rimbalzo lungo, abbastanza fortunata questa volta la telemarket. Bonaccorsi, ancora un gran pallone per Agnesi che va a segnare da sotto il suo primo canestro, ma è stato ancora Bonaccorsi a creare, veramente una grandissima prova di Bonaccorsi in questo primo tempo. Adesso ultimo pallone del primo tempo presumibilmente per la Turboaire, palla per Springs, si gira Springs, va a tirare, sbaglia. Poi palla per Mazzoni, Mazzoni può andare in contropiede, cerca di recuperare Marti, non ci riesce, Mazzoni segna l'11° punto e poi Barbiero serve Talevi, Talevi va al tiro, sbaglia. Finisce il primo tempo con la Turboaire sotto di 17 punti, 53 a 36. Di Barbiero, 4 di Guerrini, 9 di Marti, 10 di Springs e 5 di Pezzin. Di fronte a Springs serve Plummer a subire il fallo di Talevi probabilmente, ed è per Talevi il secondo fallo. Ci sarà rimessa in zona offensiva per la telemarket, dicevo ha giocato un grande primo tempo, ha avuto la meglio anche nei rimbalzi, 17 contro 12. Adesso manda in campo Guerrini, quindi sceglie il quintetto basso, in teoria più reattivo in difesa, in modo da aumentare la pressione, l'intensità difensiva, recuperare qualche pallone da poter poi tramutare in canestro. Paci, interesazione a servire un gran pallone per Plummer, che va a schiacciare di prepotenza. E questa mi pare sia la quarta schiacciata di Plummer. Come vi dicevo ha giocato un grandissimo primo tempo, 6 rimbalzi, 5 su 7 al tiro, 4 su 4 nei liberi e 14 punti, adesso sono diventati 16. Guerrini per Marti, Barbiero sotto per Springs, va al tiro Springs, realizza alla fine, è il 15° punto per Springs che nonostante tutto rimane il più positivo della Turboaire. C'è stato anche il terzo fallo di Montenegro, quindi adesso sono 4 i giocatori gravati di 3 falli nella telemarket, una situazione che si va aggravando chiaramente col passare del tempo. Gli arbitri sono Facchini di Massa Lombarda e Piezzi di Napoli, che non hanno convinto particolarmente il primo tempo. Springs sbaglia ancora dalla lunetta, incredibile l'imprecisione stasera della Turboaire nei tiri liberi. Gianni Quaresima va al palabozzi per Turboaire Fabriano, telemarket Brescia, 25esima giornata del campionato di Serie A2. Turboaire a quota 26 in classifica, telemarket a quota 16, ma questa differenza nel primo tempo non si è vista, anzi. Mazzoni per Paci, Paci in penetrazione a scaricare il Montenegro, rischia di perdere palla Montenegro, poi va al tiro, sbaglia completamente la conclusione. La palla finisce nelle mani di
chiamato in panchina da Dal Monte. Invece sì, esce Plummer nella Telemarket ed entra Cessel, che ha avuto un buonissimo impatto nella partita nel primo tempo, ma anche lui è gravato di 3 falli, quindi alla lunga questa situazione potrebbe pesare sulla formazione ospite, mentre Marti va a segnare il suo 10° punto, ha un altro tiro libero a disposizione, il fallo subito da Plummer. Marti 11 punti, adesso sono 15 lunghezze da recuperare per la Tumbaer, che è in difesa aggressiva a tutto campo. Si libera però della palla su Mazzone, c'è il quarto fallo di Strix. E quindi va subito a pareggiare il conto con il quarto fallo fischiato in precedenza a Plan. Cambio nella entra Pezzin, che pochi attimi fa aveva lasciato il posto a Guerini. Ancora più basso il quintetto della Tourbaire, quindi dopo questo avvicendamento rimangono. Palla per Paci, Paci al tiro, ravvicinata, sbagliato. Un basso di apertura sul bandiero. Importante questa azione. Tourbaire deve trovare il canestro. Guerini prova la penetrazione, poi rischia di perdere palla. La Tourbaire a meno 13, adesso invece la Telemarket con 15 punti di vantaggio ad attaccare, 58-43. Cessel, Bonaccorsi a scaricare su Cessel, sospensione di Cessel, sbagliata, fallo in attacco di Montenegro, ed è il quarto fallo anche per Montenegro. Indubbiamente è salita l'intensità difensiva della Tourbaire, però finora è un momento offensivo altrettanto brillante. Stragnesi al posto di Montenegro, e quindi tutti e due gli stranieri della Telemarket gravati di 4 falli, e sono trascorsi appena 4 minuti della ripresa. Quindi situazione molto delicata per la formazione di Luca Dal Monte. Bomba di Talei. E anche il primo canestro della partita per lui, meno 13 da Tourbaire, che era stata anche meno 20. Cessel, palla per Paci, Paci per Mazzone, Mazzone realizza un grande canestro, 13 punti per Mazzone, una boccata d'ossigeno per la Telemarket, poi Pezzin sbaglia, prende il rimbalzo. Giocati 5 minuti in questo avvio di secondo tempo, sempre 13 di lunghezza di margine della squadra bresciana. Palla per Paci. Telemarket, la squadra che perde normalmente molti palloni, finora ha gestito bene il gioco. Ancora Mazzoni, questa volta 15 punti per lui. Palla per Talevi, si avvicina a Talevi, va a scaricare sul bandiere, bandiere completamente libero. La Tourbaire a meno 12, 12 minuti e mezzo dalla fine della partita, ancora una vita da giocare, tutto è possibile. Rimessa effettuata su Agnesi, palla per Cessel, Bonaccorsi, più di lui c'è Talevi adesso, ha sofferto moltissimo nel primo tempo Barbiero su Bonaccorsi. Il servizio forse non è stato preciso, Paci non ha controllato.
adesso anche la Turbo Air da due giocatori con quattro falli. E in un momento delicatissimo della partita, mancano prova la carta Petrucci, il giovanissimo di Fabriano. Non ha ancora pienamente recuperato dopo il lungo infortunio. Ci sono due tiri liberi per Bonaccorti, il primo fallo per Petrucci. Chiaramente, come sempre capita in questi casi, il giocatore giovane sconosciuto viene penalizzato nei confronti dell'atleta più esperto, come sicuramente Bonaccorti, che poi è freddo dalla lunetta, realizza il primo tiro libero. 16 punti per Claudio Bonaccorti, finora grande protagonista di questa partita. Anche il secondo personale Bonaccorti, lo scorso anno ricorderete con la pallacanestro Livorno, 64-52, praticamente sempre con la pallacanestro Livorno. Pezzin, Talevi, Barbiere, ancora una bomba di Barbiere. Ricevuto la palla quando mancava un secondo allo scadere dei 30, non ha più trovato il tiro in tempo utile. 12:40 alla fine. Intanto c'è un grande anticipo difensivo di Cessel su Marti, sciupata una grossa opportunità dalla Turbo Air senza nemmeno tirare. Bonaccorti, su di lui c'è Petrucci, che non ha un compito facile Sergio. Tiro, sbaglia Mazzoni, rimbalzo di Marti, Talevi, Petrucci, Marti, Barbiero, Marti, può andare alla bomba, Marti la trova, 14 punti di Marti, 12 minuti alla fine della partita, partita completamente riaperta. Difesa Turbo Air, adesso però il fallo fischiato a Barbiero ed è il secondo fallo. Sta veramente aggredendo adesso la Turbo in difesa e intanto rientra Plummer nella telemarket, ma Plummer ha quattro falli, quindi deve fare molta attenzione il colored di Dalmonte, e si è un pochino bloccata la telemarket in attacco in queste ultime circostanze. Cessel, molto aggressiva la difesa, Cessel, c'è
Terzin su Cessel. Ed è il terzo fallo per il capitano biancorosso. Ed è anche il settimo fallo di squadra per la Turbo Air. Mancano ancora 11 minuti e mezzo. C'è una vita da giocare. Cessel per Bonaccorsi, sempre Petrucci a giocare su Bonaccorsi. Palla per Mazzoni, c'è Talevi su di lui. Marti lascia spazio a Cessel, Paci al tiro, sbagliato. Prevale la Turbo Air con Petrucci che devia su Marti. Talevi, si è bloccata la Telemarket. Petrucci, si impugna Petrucci, scarica ancora Barbiero. Peccato, scalano in 30 secondi, non hanno trovato il tempo e lo spazio per il tiro gli esterni della Turbo Air e quando Barbiero ha penetrato era troppo tardi. Sempre 6 punti di ritardo per la Turbo Air che ha però sciupato la palla del meno 4, anche questa volta senza tirare. Cessel saltare Marti, va al tiro Cessel, subisce il fallo di Marti. Terzo fallo di Marti. 4 falli Spriggs, 4 Guerrini, 3 Pezzin, 3 Marti. Indubbiamente anche la situazione falli della Turbo Air è difficile. Nella Telemarket 4 falli Plummer, 4 Montenegro, 3 Mazzoni, 3 Cessel, quindi praticamente siamo lì. Ci sono questi 6 punti di vantaggio per Brescia. Il braccino dalla lunetta, sbaglia il primo, ha comunque un altro personale a disposizione, questa volta realizza e per Cessel è il primo punto della ripresa, 9 per lui, 7 da recuperare per la Turbo Air, 65 a 58 per la squadra che adesso è in difesa, individuale, Pezzin, Petrucci, serve in post basso Marti, si avvicina Marti, va a tirare da sotto a sbagliare, una facile conclusione e poi la palla viene attribuita ancora alla Turbo Air per un'infrazione di piede della formazione bresciana, ma Marti ha sbagliato un altro canestro facile da un centimetro. In precedenza comunque aveva messo una bomba importantissima. Pezzin al tiro dai 5 metri, sbagliato. Marti prende un grande rimbalzo d'attacco stavolta e quindi può ancora giocare Fabriano in attacco. La diversa reattività, l'intensità di gioco della Turbo Air si vede anche da queste palle vaganti che nel primo tempo erano tutte bresciane, adesso sono della Turbo Air, ma Marti commette un pasticcio avendo paura, forse l'ha stoppata, fa una cosa che a metà strada tra un tiro e un passaggio, perde la palla. 65-58 in attacco la Telemarket, la partita è diventata molto più nervosa in questo frangente. Mazzoni, Bonaccorsi, si incuna Bonaccorsi, tenta di dare palla a Plummer, la perde, si arrabbia Bonaccorsi con Plummer, ma francamente non mi sembra che sia il caso di prendersela con il pivot di colore, perché questa volta è stato Bonaccorsi a esagerare. Ancora 7 lunghezze di margine, punteggio fermo su 65-58 per la Telemarket. Petrucci in penetrazione, Petrucci a tirare da sotto, a sbagliare una conclusione che poteva essere importante. Comunque bravo Sergio che si è assunto la responsabilità e non ha avuto paura. 65-58 per la Telemarket, punteggio fermo da diverse azioni. Paci, è importante sbloccare questa situazione da una parte e dall'altra. Plummer servito, di fronte Pezzin, c'è il fallo netto di Pezzin. La Telemarket perde questa partita, Dal Monte deve
ingenuità Plum. Pensate voi che cosa può significare questa azione. Plummer aveva subito il fallo di Pezzin, il quarto, quindi poteva andare in lunetta per l'1+1. Invece adesso non può andare in lunetta perché si è fatto dare tecnico. Quindi tirerà, ci sarà un salto a due perché chiaramente le due sanzioni sono in pratica annullate e quindi si riprenderà con una palla a due. Salta al posto di Plummer naturalmente Montenegro, che è entrato al suo posto e per fortuna della Telemarket controlla la palla Brescia, ma indubbiamente aver perso Plummer a 8 minuti e mezzo dalla fine non è sicuramente buono per i Lombardi. Mazzoni e Petrucci, rischia di recuperare palla su Bonaccorsi, la recupera infatti, palla per Talevi, va il tiro da sotto, Talevi 6 punti di Talevi, ma è tutto nato da una grandissima difesa di Petrucci su Bonaccorsi. 65-60, 8 minuti alla fine, la partita è tutta da giocare adesso. Adesso c'è il fallo che viene fischiato a Barbiero, è il terzo fallo anche per Barbiero. 1+1 per Paci e adesso la freddezza dalla lunetta sarà decisiva da entrambe le parti. Paci realizza il primo personale, quindi si guadagna il diritto a battere anche il secondo. La Turbo Air aveva avuto poc'anzi il minimo svantaggio, meno 5. Realizza anche il secondo Paci. 8 punti per lui, sono i primi 2 punti della ripresa. Questo spiega il calo della Telemarket che ha segnato soltanto 14 punti in 12 minuti e 20 secondi. Talevi a forzare un tiro che non aveva senso, per fortuna che gli arbitri fischiano un fallo. Assolutamente forzatissima questa scelta di Talevi. E c'è stato il quarto fallo di Mazzoni e Brescia non è sicuramente messa bene, anche se ha 7 punti di margine e mancano. Prepara Spriggs, intanto Talevi sbaglia, ma un altro personale a disposizione. Indubbiamente ha sbagliato tutto quello che era possibile dalla linea alla Turbo Air. Sbaglia anche il secondo Talevi e quindi rimbalzo di Cessel, peccato. 7 minuti e mezzo, 67 per chi attacca, 60 per chi difende. Salar è entrato in precedenza per Pezzin, adesso si prepara a rientrare Spriggs, vedremo al posto di chi, probabilmente dello stesso Sala, comunque staremo a vedere. Bonaccorsi, va la bomba Bonaccorsi, mamma mia, un canestro incredibile di Bonaccorsi con pressione addosso, importantissimo, ridà 10 punti di margine alla squadra di Brescia. Barbiero Petrucci prova a incuneazzi, Petrucci è libero, può andare la bomba, Petrucci lo mette! Splendido Petrucci! Primi punti per lui, una bomba importantissima di Sergio Petrucci. 70-63, chissà perché questi ragazzi non possono mai giocare. Maglia Mazzoni, prende rimbalzo Cessel. Peccato. Ancora una distrazione della Turbo Air che ha concesso questo rimbalzo d'attacco a Cessel. E c'è adesso il fallo su Bonaccorsi dello stesso Petrucci, mi pare. Sì. Esce proprio Petrucci e dentro a Spriggs. Ha giocato una straordinaria partita Petrucci nei minuti in cui è stato in campo. Ha messo una bomba, ha dato fastidio a Bonaccorsi, ha recuperato un pallone su Bonaccorsi, ha difeso benissimo. Ha sbagliato un tiro, adesso sbaglia Bonaccorsi.
minuti, l'uno più uno, e quindi c'è la possibilità per la Turbo Air di riportarsi a ruota. 7 punti da recuperare. Con la corsa sbagliata, un 1 più 1 che potrebbe essere determinante. Palla per Barbiero, adesso Talevi, al tiro Talevi. 9 punti di Talevi, minimo svantaggio a 5,50 dalla fine, 70-66 nella Telemarket. Vedete come può cambiare il basket da un momento all'altro. Dal possibile più 9, Brescia si è ritrovata in 10 secondi a più 4. Cessel, palla per Paci, sospensione di Paci, completamente sbagliata, sotto canestro Lossa Spriggs riesce a deviare su Barbiero, lo stesso Spriggs a servire Talevi, palla per Sala, va a tirare da sotto a sbagliare, peccato, poteva essere il canestro del meno 2, invece Sala ha sbagliato un tiro ravvicinato. 5 minuti alla fine della partita, arrivo presumibilmente in volata a Cardio Palma questo incontro. Bonaccozzi, adesso tutti i palloni sono decisivi, Montenegro per Paci, prova a penetrare Paci, sospensione di Paci, ancora un errore di Paci. Spriggs per Barbiero, sbagliato 2 tiri in fila Paci, veramente importanti. Adesso bisogna andare a canestro per mettere un po' di pressione alla Telemarket. Gianni Quaresima dal palo a Buozzi. Barbiero, c'è un'inflazione di passi fischiata a Barbiero. Gli arbitri, ve lo ricordo, sono Facchini di Massa Lombarda e Piezzi di Napoli. Turbo Air ed Esce Sala, che in precedenza ha sbagliato la palla del meno 2, adesso l'ha sbagliata Barbiero perché si è fatto fischiare un'inflazione di passi, e sembra che alla Turbo Air manchi sempre qualcosina nei momenti cruciali. Vedremo comunque questi ultimi 4 minuti poco più di partita. Bonaccorso ha perso un po' di lucidità alla Telemarket, non c'è discussione, adesso passi di Montenegro. Montenegro in attacco veramente nullo finora, non ha ancora segnato, ha effettuato un solo tiro e veramente sotto tono, ha dato un buon contributo in difesa ma non sufficiente sicuramente, per uno straniero almeno. Spriggs ha 4 falli, tra l'altro Montenegro difende su Spriggs, anche lui a quota 4. Adesso c'è Marchi, si avvicina Marchi, va al tiro, realizza. 16 punti di Marchi. Turbo Air a meno 2, 70-68. Ha segnato soltanto 17 punti la Telemarket in altrettanti minuti. Bonaccozzi, va la bomba Bonaccozzi. C'è il fallo di Talevi, il fallo di Talevi su Bonaccozzi, che ingenuità Bonaccozzi. Al di là del terzo fallo, ma questa è stata una colossale ingenuità di Talevi, che dà 3 tiri liberi a Bonaccozzi, assolutamente era da evitare un fallo su Bonaccozzi al tiro da 3 punti. Realizza anche il secondo Bonaccozzi, per lui ci sono finora 22 punti, avrà ancora un personale a disposizione Bonaccozzi, non sbaglia. 23 punti per Claudio Bonaccozzi, 73-68 per la Telemarket. Veramente il fallo di Talevi, adesso perde la palla la Turbo Air. Come vi dicevo prima, quando manca un attimo per riprendere la partita, la Turbo Air commette sempre qualche ingenuità, o un'infrazione di passi, o una palla persa, o un'infrazione, un errore da sotto, insomma veramente una lunga serie di ingenuità per la Turbo Air. Adesso deve recuperare 5 punti a 3 minuti dalla fine.
Mazzoni, c'è Guerini su di lui, Montenegro, Mazzoni prova a saltare Guerini, poi va al tiro, Mazzoni trova un canestro determinante, Magano si arrabbia, ma Mazzoni ha segnato un canestro veramente di... 2.48 alla fine, bisogna trovare questo canestro per tenere in vita le speranze di ribaltare la situazione. Pezzin, Barbiero, la bomba, Barbiero la sbaglia, peccato, rimbalzo Cessello. 2 minuti e mezzo, deve sempre aggredire in difesa la Turbo Air. Bonaccorso in palleggio su Barbiero, adesso controlla la palla Brescia. Bonaccorsi si incunea, va a tentare di servire Montenegro, c'è la deviazione di Pezzin che lascia soltanto 7 secondi alla Telemarket per giocare questa palla. Bisogna vedere come gestirà questo pallone la Telemarket, attenzione, la rimessa effettuata su Cessel che poi scarica su Bonaccorsi al tiro, un canestro importantissimo proprio allo scadere dei 30 secondi, 25 punti di Bonaccorsi, grandissimo protagonista. Springs, Murphy non trova lo spazio per un tiro da tre, Springs, ancora Barbiero, Murphy, si gira Murphy, va al tiro da due, va a segnare, 18 punti, ma sono sempre 7 punti di vantaggio della Telemarket. Palla su Mazzoni che supera la metà campo, 1 minuto e mezzo poco più alla fine, Montenegro, fallo netto di Murphy su Montenegro, 4° fallo per Murphy, 1+1 per Montenegro, credo che tutto sommato sia un fallo abbastanza intelligente da parte di Murphy, che Montenegro non mi pare sia in una giornata offensiva particolarmente felice. Intanto c'è 1 minuto di sospensione chiesto dalla Market, invece ci sono 17 punti di Mazzoni, 9 di Cessel, 8 di Paci, 2 di Agnesi, 16 di Plummer e 25 di uno straordinario Bonaccorsi che ha sempre fatto la cosa giusta al momento giusto, a parte un 1+1 sbagliato quando la Telemarket era più 7 e un passaggio forzato nei confronti di Plummer. Per il resto Bonaccorsi ha giocato una partita strepitosa e a mio avviso ha vinto alla grande il confronto con Barbiero, anche se non si può dire che Barbiero abbia giocato male. 1.36 alla fine, Montenegro in un'unetta per un 1+1, la partita potrebbe ancora essere aperta se Montenegro sbagliasse questo 1+1, e infatti sbaglia Montenegro, siamo stati per una volta buoni profeti. Va al tiro Springs da 3, trova una bomba importantissima Springs che riapre la partita perché manca 1 minuto e 20 alla fine, quindi ancora c'è moltissimo da giocare e sono soltanto 4 punti di vantaggio la Telemarket con l'inflazione di campo di Paci. Questa volta è stato Paci a commettere una grande ingenuità facendosi fischiare un'inflazione di campo a 1.15. Attenzione perché questa è un'azione fondamentale. Guerrini, Talevi, va al tiro Talevi forzando, 11 punti Talevi, Mazzoni, fallo di Mazzoni ad opera di Murphy, 5° fallo di Murphy probabilmente, sì, 5° fallo di Murphy a 57 secondi dalla fine, Murphy lascia il campo con 18 punti, ma la Turbo ha avuto la possibilità così facendo di fermare il cronometro. Mazzoni adesso ha una palla che probabilmente bolle. Mazzoni però è glaciale dalla lunetta, una palla bollente che Mazzoni ha addomesticato con grande freddezza. Realizza anche il secondo Mazzoni che ha giocato una grandissima partita, 19 punti Mazzoni, 54 secondi alla fine, bisogna trovare subito un canestro anche da 2, non
c'è problema anche da due, invece Spriggs prova la bomba, la sbaglia, poi sotto canestro c'è la lotta che premia il Brescia a giudizio dell'arbitro. E secondo me è stata una scelta sbagliata la bomba, perché con 4 punti di ritardo si poteva andare a un tiro da due e poi fermare il cronometro. Adesso c'è subito un fallo della difesa Turbo Air. E il quinto fallo anche di Spriggs. Chiaramente in queste occasioni si ragiona, si valuta meglio le situazioni da fuori campo che non in campo, però secondo me con 50 secondi da giocare si poteva giocare per un tiro da due e poi bloccare il cronometro come ha fatto la Turbo Air adesso. Cessel 1-1, realizza Cessel, importantissimo. E non c'è niente da fare, la Telemarket è stata più fredda dalla lunetta e credo che se vince la partita ha meritato in pieno, nonostante la grande rimonta della Turbo Air. 11 punti Cessel, 40 secondi, Barbiero, bisogna trovare un canestro, adesso da 3, Barbiero al tiro, lo sbaglia, il rimbalzo è di Montenegro. E poi perde banalmente un pallone a Telemarket, lo riconquista però Bonaccorsi. E c'è il fallo su Bonaccorsi. Il fallo di Talevi, mi pare. Infatti, quarto fallo di Talevi e ci sarà l'1-1 per Claudio Bonaccorsi, che può mettere la firma su questa straordinaria partita. Bonaccorsi in lunetta per l'1-1, 29 secondi alla fine. Non sbaglia naturalmente Bonaccorsi, ha sbagliato un solo tiro libero stasera, uno straordinario Bonaccorsi. A bersaglio ancora per lui 27 punti e indubbiamente Siare Bonaccorsi, anche Mazzoni, la Telemarket ha vinto questa partita, bomba di Pezzine completamente sbagliata. Però la palla potrà essere giocata ancora in attacco dalla Turbo Air con 19 secondi, però i punti da recuperare sono 8 e indubbiamente sono molti. Ci vorrebbe un miracolo. Bomba di Guerrini, a segno Guerrini, 7 punti per lui. E poi c'è un fallo di Talevi ed è il quinto fallo e Pace adesso tranquillo realizza. 9 punti per lui e la Turbo Air subisce un'altra sconfitta casalinga. Paci sale a quota 10, riporta più 7 la Telemarket, perde la palla la formazione di Magno e Bonaccorsi va a suggerire. 29 punti per Claudio Bonaccorsi, finale 87-78 per la Telemarket, che ha avuto 19 punti da Mazzoni, 11 da Cessel, 10 da Paci, 2 da Agnesi, 16 da Plammer, 29 da Bonaccorsi, mentre la Turbo Air ci sono stati 11 punti di Talevi, 14 di Barbiero, 7 di Guerrini, 18 di Marti, 7 di Pezzin, oltre a 18 di Spriggs. La Turbo Air quindi sciupa con questa sconfitta casalinga la possibilità di salire a quota 28 e di garantirsi i play-out con qualche giornata di anticipo. Rimane ferma in classifica a quota 26, mentre la Telemarket conquista 2 punti d'oro in prospettiva salvezza, sale a quota 18 e potrebbe aver agganciato qualcuna delle squadre che la precedevano in classifica, vale a dire Cercom e Mangiabevi, che erano a quota 18 alla vigilia di questa 25esima giornata. Per stasera è tutto, Gianni Quaresima vi saluta dal Palabozzi e vi dà appuntamento a domenica prossima, quando la Turbo Air sarà impegnata a Rimini contro la Marche.